Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su The Last of Us 2. Oggi ci attende un episodio ricco di infarti e con tanti decessi fra i cattivoni di Seattle. Finalmente troviamo il nemico, anche se in verità finiamo in un'imboscata e veniamo catturati. Ma nulla può fermare la quest vendicativa di Ellie, pronta a lasciarsi alle spalle una scia interminabile di cadaveri se necessario. Buona visione! Perfetto, riprendiamo l'esplorazione di Seattle da dove l'abbiamo interrotta. Prima di andare in tribunale a recuperare il carburante, facciamo un salto in un negozietto poco distante per scoprire effettivamente a cosa serva la chiave che abbiamo trovato lo scorso episodio. Ok, noi ci troviamo là sopra, la zona da visitare, quella appena sbloccata, si trova... Vabbè, dobbiamo solo ritornare un po' più in giù. E penso che poi avremo ripulito praticamente tutta l'area circostante. Oh! Abbiamo fatto un lavorone certosino, ragazzi, Mi piace che se provo a partire senza Dina, il gioco dice no! Te la devi portare fino alla fine del gioco? Quindi abituatici... Oh! Di qua direi che è il caso di non saltare. Quindi la città è costruita vicino a un fiume. Che culo! Sentito? Sì, sì, l'ho sentito. Infatti, viene proprio dal tribunale. Oh, sarà un bel casino, vero? Almeno siamo pronte. Già, ma è una cocchia di gioia. E dai! Sì, sì, torno indietro a potenziare le armi. Mi sto cacando. Aspetta un attimo, Barcos! A quanto pare si tratta di un negozio, molto probabilmente. Porco cane. Micio! Qui, micio! Porco cane, è scappato via, ce lo potevamo mangiare per pranzo. Ma vabbè, dettagli. Abbiamo la chiave e... Eh sì, perché non avremmo potuto sparare alla serratura, Vediamo cosa c'è qui. Clicker. Probabilmente clicker o qualcos'altro che prova a sbranarmi la faccia. Ah, non mi piace questa zona. Cos'è questo posto? Sembra qualcosa del VLF. Un po'. Sembra una sorta di magazzino. Ci considerano conigli. Mostra i denti. Propaganda del VLF. Mi ricordano le luci a Boston. Nel New Mexico c'erano quei bastardi dei corvi. Si definivano protettori della Costituzione. Gli piacevano proprio gli animali a sta gente. E chi erano? Ex membri della Fedra allergici alle regole. Vivevano di estorsioni e ognuno aveva il suo harem. Gente di classe. Cavolo. Già. Era un negozio di animali, se qualcuno se lo stesse domandando. Goonie e Ghost sarebbero impazziti qui. Di chi parli? Chi? Due gatti che avevo prima di trasferirmi a Jackson. Erano buoni? Sembravano troppo disposti a venire con noi, quindi... Li abbiamo mangiati. A volte mi mancano quegli stronzetti arruffoni. Hai mai avuto animali? No, non fanno per me. Ma forse quando sarà tutto finito prenderemo un cucciolo da strapazzare. Ok, ci sto. No, Ellie non li digerisce gli animali, gli restano sullo stomaco in effetti. Dicevo, vi ricordo che le luci si chiamavano le lucciole nella traduzione originale. Oh! Abbiamo trovato la fondina per le armi a canna lunga? Ci puoi scommettere che l'ha equipaggio? Ok, vedete che adesso possiamo portare con noi due armi in una volta sola. Per e anche tanto fetto. Ellie, ribadisco, un arco ci serve per fare le parti in stealth. E dai, le frecce penso siano anche facili da craftare. Tina, tesoro, cos'hai trovato? Ok, questo è il luogo dove abbiamo ritrovato il furgone in cui siamo entrati poco fa, come potete vedere. Quindi sono quelli che hanno organizzato l'attacco. Ecco i piani per colpire quel convoglio. Cazzo, il VLF ha massacrato l'esercito. Tanto. Finalmente altri rottami! Vi giuro, mi scendono le lacrime di gioia sul rivalista che in me gode come lo ci fosse un domani. Ok, per fortuna che siamo venuti da queste parti. È stata la zona con più loot fino adesso. Oh, meno male, gente. Beh, sicuramente al tribunale troveremo una marea di infetti, quindi è cosa buona e giusta vedere di sfruttare tutte le parti per potenziare le nostre armi, anche perché non sappiamo quando incontreremo il prossimo banco da lavoro. Ne abbiamo ben 118 e di sicuro possiamo potenziare, ad esempio, il nostro revolver aumentandone i danni del 40% e la precisione di 25. Sì, ma faccio fuori quasi tutte le parti, però... Avrete peraltro notato che questa volta non ci sono le cassette con gli attrezzi, quindi sblocchiamo tutti i potenziamenti fin dall'inizio. Vabbè, che è la revolver dell'ispettore Callahan, praticamente. No, no, non volevo più... Porco cane, Ellie. E che cocchio, per soli due rottami non posso potenziare la capacità del fucile a pompa. Però possiamo incrementarne la cadenza di tiro, così il secondo colpo lo possiamo sparare più velocemente. Ok, dobbiamo capire come entrare all'interno del tribunale. Ovviamente l'ingresso sarà sbarrato.
Mentre esploravo la zona circostante, mi sono accorto di una finestra furbina direttamente là sopra. Vediamo un po' se il mio istinto da videogiocatore mi ha servito fedelmente. Aspetta che do un'occhiata in giro. Vedi che c'è sempre una struttura con un cassetto che non c'è una ciolla di niente. Io devo evitare di gufarmela da solo? No, vi giuro, Tina, levati! Dicevo, ci ho avuto una sfiga con i cassetti, che è qualcosa di assurdo. Tesoro, mi dai una mano che se no mi partono due ernie di disco, porco cane, eh? Occhio. Sento puzza di sfighe. Che neanche ha detto. Un po' di dipendenti comunali arrabbiati con la vita. Ci siamo. Oh no. Oh, c'è tanta gente. Allora, evitiamo di farci sgamare nei limiti del possibile. Grazie, molto gentile da parte sua. Oh. Brutta zona, è vero, la torcia la possiamo tenere accesa? Sembra che ci sia qualcuno all'interno di questa stanza. Buongiorno, abbiamo trovato la segretaria del sindaco. Giro delle ipotesi, le tiro una bottigliata e poi la coltello. Male male. Buongiorno signorina, venga qua, stia calma. Il sindaco mi ha mandato a licenziarla. A posto. E maranne. Ellie, davvero devi velocizzarti nell'accoltellamento? Aspetta che la signora c'ha una bottiglietta. A posto. Ci serviranno per craftare eventualmente ordigni esplosivi. Che è successo? Che è successo? Come ha fatto a sgamarti? Come ha fatto a sgamarti? Ma mi prendi in giro? No. Brava Dina. Brava Dina. Sto cercando di tirarmi fuori la pistola in caso di necessità. Lasciamo che gli NPC si guadagnino la pagnotta. Aspetta che c'ho un'altra bottiglia. Perfetto. Oh, Dina sta facendo le big kill. Aspetta, lasciamo che si avvicini. E poi... Scherzone! Vai! Ah, speravo di shottarlo alla grande. Ah no, l'abbiamo shottato alla grande. Oh... Tina mi ha davvero risparmiato tante munizie. Era l'ultimo? Mi sa proprio di sì. Non droppate nulla, okay. Bastardi andate. Schifosi. Beh, il lato positivo è che ci siamo risparmiati un sacco di stealth e porchi del telone. Pilloline di Joel. Sì, sarò così per tutto il gioco, ok? È una di quelle morti da cui non ti riprendi tanto facilmente. Aspetta che non avevo ripulito codesta stanza. Bello. Beh, Ellie, sei troppo bassa per il tavolo. Qualcuno porti uno sgabello per Ellie? Ah, marone, sembra di essere in chiesa più che altro. Ok, non possiamo neanche ritornare là fuori, dannazione. Quantomeno non prima di aver recuperato la benza. Ah, potevamo anche evitare di affrontarli, Ellie. Ehi, mi aiuti? Arrivo. Sì, avremmo solo dovuto aprire questa porta, che è peraltro un punto di non ritorno. Vabbè, la zona l'abbiamo ripulita. Ok, signorine. Ah, mi respawnino i clicker. Eri mai stata dentro un tribunale? No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta. Ma senza arrivare in tribunale. Anche perché penso che i militari probabilmente ti sparassero sul posto. Non si facevano troppi problemi. Chi veniva a lamentarsi? Chi veniva a far rispettare la legge? Loro erano la legge. Ok, dobbiamo dirigerci verso il garage. Davvero? Beh, questo posto è altamente inquietante. Oh! No, no, torcia, torcia. Non rompere le balle adesso. Ben prendi i luoghi più inquietanti. Soldati, vediamo un po'. Fedra. Guarda il muro. Un'esecuzione. Oddio. Peggio di un'esecuzione. Li hanno crivellati. Fino a qualche giorno fa pensavo di capire cosa ti spingesse a restare con loro, ma dopo il massacro al mercato di giovedì non so più come tu possa definirci assassini e illusi, senza ipocrisia. Quei poveretti volevano solo sfamare le loro famiglie e oggi avete iniziato a espellere gente per presunta sedizione. È una condanna a morte. Ascolta, sei ancora in tempo. Metterò una buona parola. Vieni a Ruston Coffee venerdì alle 2. Da solo, fallo, ti prego. So che hai paura, ma è l'unica via. La tua amica Chandra. Se l'è cercata, direi. Già. Si sono messi davvero ad arrestare chiunque e hanno ridotto effettivamente la quantità di gente che sarebbe potuta sopravvivere. Buongiorno. C'è nessuno? Sicuramente la porta era chiusa, lo do per scontato. Vediamo un po' se ce la fa aprire dall'interno. Brava Ellie, a posto. Questo fa male in effetti, scusi, eh. Non penso che le serva. Vai, vai. Grazie. Il signore ha perso un foglio, diamo un'occhiata. Doveva essere un comandante della Fedra. Il VLF le aveva accerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. Dobbiamo stare attenti.
E ricordiamoci anche che questi eventi sono successi anni fa, potrebbe essere successo di tutto nel frattempo, voglio dire, i clicker ti sbranano facilmente. Nonostante i nostri sforzi, la zona di quarantena di Seattle sta per cadere nelle mani dei terroristi del Washington Liberation Front. Li abbiamo sottovalutati perdendo il controllo di diversi punti nevralgici in città. Abbiamo attivato il piano di emergenza e ci accingiamo a scortare il personale chiave fuori dalla zona di quarantena tra 24 ore. Io resterò sul posto fino a evacuazione ultimata. Si è messo agli atti che ho sempre agito nell'interesse della città e dei suoi abitanti. Ora saranno liberi dalla nostra presenza e alla mercé del WLF. Vediamo come riusciranno a sfamare e a proteggere migliaia di persone, che si occupino loro del dissenso strisciante, che gestiscano quei fanatici religiosi. Fanatici religiosi? Oh marone, ci sono pure quelli. Prima o poi verrà qualcun altro a chiedere conto a loro degli errori compiuti o presunti tali. Vorrei esserci per vederlo quando accadrà. Tenente Carmelo Torres. Ah, è il tizio a cui ha scritto il rabbino nella lettera che abbiamo trovato lo scorso episodio. Quindi anche il signor Torres non deve aver fatto una buona fine. Ayo, Gioco, ma ti piacciono tanto le lettere? Isaac Dixon? Ma guarda un po'. Quello cos'è? Vecchi appunti. È il tizio a capo del WLF. Tolti di torno i Patterson e Sanchez, Dixon ha colmato il vuoto. Ora è lui il nostro bersaglio prioritario. Sì, certo, un po' dei suoi uomini li hanno eliminati, ma probabilmente gli hanno dato un'ulteriore motivazione per assassinarli tutti. E se ho visto bene... Buongiornissimo, 860722. E guarda un po', stavo lasciando indietro dell'alcol. E se ho visto bene, taradata, cassaforte piena zeppa di rottami sicuramente. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, ho avuto dubbi sul codice. Oh, meno male. Vediamo cosa hai per te. Mi piace come all'epoca mettessero via non solo le pilloline per Joel, ma ma anche i rottami, come se fossero già importanti al tempo. Ok, Dina, cosa sta inquadrando? Oh, una tromba dell'ascensore? Che faccio? Salto di sotto? Piano. Ok, non ho problemi con le altezze, ma proprio per nulla. C'è un clicker dentro che mi sbrana, piango nel profondo. Ho problemi con gli ascensori dopo... il primo della sto fase. Ok, abbiamo raggiunto il garage, ma non mi fido minimamente. Ok, Lon, cosa potrebbe mai andare storto? Marone, mi sono cagato in mano per il rumore improvviso. Mi aspettavo il jumpscherone. Che neanche detto. Neanche detto. Oh no. Oh no, quanti sono? Sono tanti. Sono veramente tanti. Aspetta. Aspetta. Boni. Porco cane. Ok, eliminato anche il clicker. Aspetta che ricarico. Dina. Dina, gli vuoi sparare quando hai un secondo tesoro? Porco cane. Ho sprecato il coso per nulla. Cerchiamo di alternare le armi. Altrimenti sprechiamo solo proiettili di un'unica tipologia. Andiamo verso la luce così è più facile vederli. Signore, 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 tranquillo. Ho una fucilata per lei. Si sentiva escluso. Wow, brava Dina. Aspetta, aspetta, aspetta che c'è del tessuto qua a terra. Immerso nell'acqua putrida. Non dico altro. Oh, mattone, mattone, mattone. Dina, vengo a salvarti. Vengo a salvarti. Non mi tocchi la fidanzata che poi non me la dà nessuna. A posto, tutto è bene, quel che finisce. Il sangue che si propaga nell'acqua, ma che cosa realistica. Oddio, direi che sono finiti. Le pietre non sono neanche usciti dal campo. Ora cerchiamo la benzina. Sì, sono rimasti bloccati qua sotto. Potevi ormai dargli la possibilità di andarsene. Scusi, il signore aveva un mattone. Che strage che abbiamo fatto. Aspetta, forbici. Quelle preferite di Joel, però non si può, era troppo presto. So che l'ho detto più volte, ringrazio il cielo che nei videogiochi non puoi sentire gli odori. Immaginate l'odore putrescente. Beh, sappiamo bene che la benzina qua ci deve essere, altrimenti siamo nella M più totale. Aspetta, e abbiamo la benzina. Yay! Una gira, non portare male. Ma tutto sto tanicozzo non ci sta. Ellie, come fai a metterlo nella borsa? È che è la borsa dei Mary Poppins. Ellie Poppins. Il cancello Fedra merda ci aspetta. È vero. Come facciamo a tornare qua? Questa è la stessa uscita che ho visto mentre venivo al tribunale. E se tanto mi dà tanto, il caro buon Callus 2 dovrebbe trovarsi dall'altra parte di questa porta. Vado, vado tesoro, porta pazienza. Solleva con le gambe, non con la schiena. A posto. Mollate, mollate, mollate. Ok, lascia. Brava piccola. Grazie. Oh, ma guarda un po' Callus 2.0. Sai, ho sempre sognato di sistemare una fattoria appena fuori Jackson. Perché la città non ti piace? Non lo so. Preferisco gli spazi aperti. Ti sentirei sola. Potrebbe venire qualcuno con me. Ok.
Quindi dovremmo allevare pecore e mucche? Mi stai prendendo in giro? No, in realtà l'idea mi piace. Stanno già progettando il proprio futuro assieme? Un'avventura. Non li abbiamo ancora trovati. Ehi, la città è grande. Siamo appena all'inizio. Sì, lo so, ma pensavo avremmo trovato qualcuno. Sì, è vero, fino adesso abbiamo trovato solo gente infetta e basta. Il che forse è meglio, perché almeno la gente infetta non ti spara contro. Cioè, a parte il bloater che ti tira le pustole. Ma vabbè, dettagli. Sai che risate se il generatore non funziona? No, l'indicatore va su, avete visto, sulla sinistra. Perfetto. Bravi sviluppatori. Metti il codice. Mica me lo ricordo a memoria, santo cielo, porta pazienza. Questi vecchi generatori fanno sempre capricci. Non sperare di accenderlo allora. Oh. Dicevi? Dai zitta. Niente. Che poi Ellie, per fortuna che abbiamo trovato il riassunto di tutti i codici che ci sarebbero serviti da qui in poi. Altrimenti le nostre avventure sarebbero terminate molto tempo fa. Ok. Comitato dei bambini. O forse ci aspettano. Continuano a parlare di quel hotel Serevena. Sicuramente ci sarà qualcuno all'interno. Tieni d'occhio le finestre. Beh, ci fosse stato un cecchino saremmo già belli che morti, questo è poco, ma sicuro. Doppio VLF! Siamo arrivati al punto giusto. Lupo, Wolf, VLF. Ora capisco. Davvero? Ah, sì. Giusto. Signore, avanti. Mi sembrava abbastanza scontato il tutto. Il cancello principale è bloccato. Signore, dove va? Ho scavalcato la recinzione. Potremmo entrare da lì. Come mai non si sente spesso? Ah, qualcosa non torna. Ancora giù il tizio. Signore, scusi, posso chiedere delle indicazioni? Potrebbe non essere l'unico che è riuscito a passare. Allora, evitiamo di destare troppi sospetti. Ah, ma c'era una riunione, a quanto pare nessuno mi ha invitato. Bastardi. E facciamo molta attenzione. Sono leggerissimamente cagato in mano. Aspetta. Signora, signora, scusi, non può girare per l'hotel tutta imbriaca, si vergogni, chiamo la sicurezza. Posto. Mi sa che potremmo fare anche un leggerissimo barbecue. Ellie, tirami fuori la Molotov e vedi che ci divertiamo. Oh! Andiamo se qualcuno ci mette i piedi sopra. Non siete molto furbi. Non hanno preso fuoco. Hanno preso leggerissimamente fuoco, ma non abbastanza, direi. Ci stanno ancora cercando. State soffrendo. Oh, poveri funghetti fritti. Ok, ora hanno preso molto più fuoco di prima. Aio, ma quanto ci mettete a morire? La signora emana una delicata fragranza affumicata. Ma vabbè, dettagli. Aspetta che gli arrivo da dietro. Porcane, l'altro mi vede. L'altro mi vede. L'altro. No, forse no. Forse no. Forse no. Dina. Dina, un aiutino. Ah no. Ok, è mezzo ciecato. Ellie, devi essere più veloce. Signore, posso offrirle questo mattone? Ah, a posto. Olle. Morto malissimo. È morto da poco. E ha lo stemma col lupo. Volevano la benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel. Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Casomai così non sarebbe vendetta. Ma sarebbe giustizia in ogni caso, Ellie. Te stai sbagliando il concetto di base. Allora, abbiamo ancora alcol qua sopra, quindi vediamo di ricraftare la Molotov che abbiamo appena prodotto. Perfetto. Non abbiamo quasi praticamente sprecato risorse, che cosa tanto buona e giusta. Ok, ho ripulito tutta la zona circostante. Mi sa che dobbiamo passare da qua. Piano, Ellie, non far casino. Qualcuno ha bloccato il passaggio? Ah, mi sa che davvero qualcuno è passato prima di noi. Teniamo il macete per... No, aspetta, 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 prendi il tubo di piombo. Il macete è bello potente, però non mi fido. Tutti. Li riconosci? No. Forse li ha uccisi qualcun altro. Gli infetti sono in... Hanno detto che c'erano delle bande religiose, da quello che ho capito. Probabilmente il WLF si è trovato ad affrontare una minaccia più interna. Non sarà l'unico che ha puntato alla città. A parte che c'è l'imbarazzo delle città, voglio dire. Sono sicuro che ci saranno più città che gente vive. Quindi ti prendi una qualunque città e dici: questa è mia, la dichiaro Telonia. Olè, a posto. Ehi, ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Già, di sicuro al tizio qua non servirà più. Hanno fatto scorta tutto qua dentro, quindi sì, era una loro base. Ok, occhi aperti, vediamo di raggiungere il piano superiore. Però sembra che ci abbiano semplificato parecchio il lavoro. Ma che roba! Non conosco neanche questo. Dina, palpeggia il signore, guarda se ha qualcosa nell'inventario. Perché gli NPC non possono darsi un pochettino da fare?
E che cocchi, a un certo punto ti dicono: ecco, guarda cosa ho trovato, le pilloline di Joel. Ma che gentile, le tengo io. No, t'ammazzo, le pilloline di Joel sono di Joel e mie. E io come sua figlia posso ereditare tutte le sue pilloline. Che poi, siamo onesti, Joel è morto perché non aveva più pilloline. E mattoni, soprattutto i mattoni che si è messo a verbale. L'assalto al presidio della Fedra è stato un successo. Abbiamo tolto di mezzo almeno 3 di quei criminali, riportando solo qualche ferito. È stato bello poter vendicare i nostri caduti. La notte stessa abbiamo nominato Isaac comandante. È stata una riunione turbolenta. Alcuni non gli hanno ancora perdonato l'esecuzione sommaria di quei prigionieri. Io lo stimo, sa prendere delle decisioni impopolari. Sono a pezzi, ma per un ottimo motivo. Negli ultimi giorni abbiamo accolto 8 nuove reclute, 6 delle quali hanno disertato dalla Fedra. Le direttive di Isaac stanno funzionando, oppure è merito di tutti quei volantini. Iniziano a prenderci sul serio e a vedere nel WLF un'alternativa plausibile. Cacceremo a calci quei fascisti e ricostruiremo sulle fondamenta gettate da Emma e Jason. No, beh, non possiamo giudicare per adesso il loro operato. Non sembra che si siano comportati... Ah, vedi che c'era una carta dentro? Come i banditi che abbiamo già incontrato in passato a Pittsburgh. Siamo noi tendenzialmente gli invasori. Fatto sta che una banda armata di ragazzini non si è fatta troppi problemi a quasi invadere la nostra città e ad ammazzare dei concittadini. Cioè, sicuramente si poteva risolvere, non dico a livello di tribunale, perché non penso ci sia molta giustizia da queste parti. Però in qualche modo si combinava. Qualunque cosa fosse successa, Joel non ci ha detto niente. Qualcuno lo ha interrogato a morte? È lo spirito di Joel! È tornato dall'oltretomba per le pilloline. Cosa è successo qui? È stato Tommy. È vero! Tommy. Hanno le stesse tecniche. Non ci credo. Fidati, è stato lui. Sì, possiamo non inquadrare il tizio, cortesemente? Questo c'era quando è morto Joel. Merda, qua giù ce n'è un altro. Anche lo zio Tommy si sapeva difendere bene, non immaginavo. Porco cane, si poteva fare l'avventura con lui? E che l'avremmo chiamato finto Joel. Ah... Cosa c'è scritto? 7302? Non mi dice niente. È un codice che ci manca per i cancelli. Li usava uno contro l'altro. Come fece Joel? Come? Me l'ha spiegato Joel. Quando stava cercando Ellie e c'era il tizio con la cartina? Fai una domanda al primo. Ma non deve parlare. Devi farlo scrivere. Poi chiedi al secondo. Se i fatti corrispondono, non mento. Se no, sono fottuti. Lo sono in ogni caso, direi. Ok, a quanto pare lo zio Tommy è andato full Joel, senza il benché minimo rispetto. Quindi, dove andiamo adesso, gente? Un altro codice. Così sembrerebbe. È appena successo. Non sarà lontano. Se lo riusciamo a raggiungere è fatta. In 3 siamo molto più potenti e forti. E da quello che ho visto direi che lo zio Tommy se la cava anche troppo bene. Se non è a livello di Joel, è poco inferiore. Ah, era un punto di non ritorno, ma che cocchio. Volevo controllare bene se ci fossero state altre stanze. Gioco, sei troppo frettoloso, dannazione. Dai, che potevo esplorare quella stanza lì. Ma porca, forse ci siamo usciti e non me lo ricordo io. Allora, oh, perfetto, no, non c'è niente qua, Dina? Brava, sicuramente avrei già controllato tu. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie, con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Ah, eccolo qua il cancello Est 1. Beh, almeno sappiamo il codice, altrimenti non saremmo mai potuti passare. Ti prego, dimmi che una volta tanto c'è la benza. L'indicatore sembra essere a posto. C'è poca benza, ma è meglio che nulla. Fatto. E io faccio questo. Bravissima, tesoro. Aspetta ora. Bestemmie. Tanti tanti porchi, che metà basta. Ok, diamoci una mossa prima che finisca la benza. Non ho capito perché questi cancelli si richiudano. Ah, sono cancelli di sicurezza, giusto? Troviamo un riparo e aspettiamo lassù. Potremmo accamparci in alto per osservare la zona. Sì, buona idea. Ok, cerchiamo un edificio aperto. Possibilmente senza infetti. O VLF. Lupi. È uguale. Mi sono rimasti quei cosi alla mandorla, se hai fame. No, grazie. Dovresti mangiare qualcosa. Oddio. Cosa? Sto diventando come mia madre. Sono a posto. Ah, ma che dolcine che siete voi due. Allora, tornando... Porco cane! Dina! Dove è volata, Dina? No, Callus 2! Prendetela! Prendetela! Forza! Porca trota, una trappola c'era! Oh, che assalto! Assurdo, no!
Porco cane, smettiamola di chiamarli Callus, che poi si pigliano i proiettili in faccia. Ellie, Ellie, corri alla pistola, alla fucile. Ovviamente mi arriverà un calcio su una testa a un metro dal fucile. Vai, 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 salve signore. No, no, mio fucile, mio fucile. Porco cane, era mia anche alla fronte. Beh, abbiamo incontrato qualcuno finalmente, Ellie. Sei contenta? Aia, mi hai fatto un occhio nero, bastardo. E Mister Cicatrice. Non credevo che ti avrei rivisto. Ok, abbiamo trovato il tizio numero 2. Come ci hai trovati? Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata. Simpatica. No, no! Ho già abbastanza cicatrici, grazie. In quanti siete? Solo voi due. Jordan! Non dovresti essere fuori a cercare l'altra. Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì. C'era anche lei. Cosa? Cercano vendetta. Beh, è la stessa cosa che avete fatto voi? Dobbiamo portarla a Isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo. Sì, beh, ho appena sentito Isaac via radio. Abbiamo nuovi ordini. Eliminare gli intrusi. Oh, ehi, frena, 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 non ha senso. Senti, è un ordine diretto. No, parliamole, scopriamo che cosa sa. Ma che cazzo me ne frega di cosa sa? Hai visto anche tu cosa ha fatto agli altri? Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei, potrebbe essere un'imboscata. Non mi interessa quanti sono, li troveremo e li uccideremo. Puoi pensare con la tua testa, almeno per un secondo. Levati dal cazzo, Jordan. No, 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 brava Dina, l'ho vista sul lucernaio. Porco cazzo, sei fatta malissimo. Sei ancora vivo per miracolo, bastardo. Ellie Liberty. C'è un coltello sulla destra. Ho visto un coltello sulla destra. Oh, porco cane. No. Accendo. Ellie. Ellie. Dina! No. Ma ti vengo a polpeggiare io, l'amorosa? Ok, dobbiamo tagliare le corde. Vai, vai, Ellie. Cerca di afferrarlo. Cerca di afferrare il pezzo di vetro. Porco cane, quello svitato psicopatico. Ma guardalo, ma è completamente andato di cervello. Ok, ce l'ho fatta, vai così, perfetto. Vediamo di fargli un'altra bella cicatrice alla gola. Ok, e abbiamo eliminato il numero 2. A posto. Brutto modo di andarsene. Brutto modo di andarsene. Zoro, stai bene? No, non sparare, che attiri l'attenzione. Credo. Oh, porco cane. Ellie, Ellie. Dobbiamo andare. Avranno sentito gli spari. Guarda, è una di loro. Muoviti. La guardiamo dopo. C'era uno studio TV sulla mappa? Che cazzo ne so? Andiamo! Cazzo, Ellie! Arrivo, arrivo, arrivo! Wow! Ok, sono arrivati anche prima del previsto. Ellie, abbiamo tutte le armi, vero? Abbiamo il fucile, perfetto. Dov'è il mio fucile a pompa? Ok, cerchiamo di non sprecare munizioni importanti. Dannazione, ok. Equipaggiamo il revolver per adesso e cerchiamo di aggirarli. Ce lo vorrei, grazie, molto gentile. Ok, direi che non mi hanno visto, ma... Porco cane, di sicuro mi hanno sentito. Ho sparato sulla patata, ma vabbè, dettagli. Ok, c'è qualcun altro? Dina? Tutto bene? Ok. Il panicume. Quante persone hai visto? Parecchie, dobbiamo andare. Aspetta, 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 che ho bisogno di tante, tante, tante. Aiutatemi a dire tante munizie per farli fuori tutti. Signori, qualcuno mi offre dei proiettili? No, ovviamente mo' di colpo ho praticamente tutte le armi scariche. Ok, laggiù non mi sembra di vedere nulla. Aspetta un attimo che c'ho la big ansietudine. Tutti i luoghi di poracci. Ok, teniamo che domani fuori anche il fucile, che con questo posso praticamente one-shottare chiunque. Ellie, spegniamo anche la torcia. Piano, corri. Anzi no, corri, 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 corri. Corri di più. Coccane. Allora, cerchiamo di aggirarli ancora una volta. Non ho neanche il mattone. Ellie, Ellie, dobbiamo trovare un mattone quanto prima. Ok, entriamo nell'aula. Guarda, è cresciuto un muschio e erba letteralmente dovunque. Allora, vediamo un po'. Non li riesco a intravedere, dannazione. Ok, la tizia è laggiù. Passa avanti, Ellie. Passa avanti, più rapida. Che la signorina si trova dall'altra parte, mi sa. Vediamo un po'. Teoria molto corretta. Dove poi è il tizio che mi stava per vedere? Sta andando troppo avanti. Cortesemente si fermi. Grazie, molto gentile. Posso parlare di nostro signore telone? Ok, la tizia non era molto religio. No! Cadi quelli per porca. Wow, 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 wow. Buono. Buono. Aia. Dove mi sta sparando? Porca di quelli per porca. Aspetta, apri la porta molto delicatamente. Ellie, la porta. E ti passa la voglia di spararmi alle spalle. Ci aveva un altro cugino. Ok, ora c'è un cugino in meno. Eliminato. Un aiutino.
Brava, brava. Ok, aspetta, aspetta. No, eh. A muovi piglio tutti a sprangate. No. Ui. Ok. Posto. Mi sono dimenticato, possiamo dribblare? Ok. Santi numi, la situazione è degenerata molto in fretta. Sì. Riconosci qualcuno di questi tizi? No. Non abbiamo sprecato neanche troppe munizioni, per mia fortuna. Non so neanche usare il kit medico. Non ha praticamente senso. Il mattone, come al solito, mi avrebbe semplificato tanto questo combattimento. Voglio brevettare una nuova tecnologia. Il mattone intelligente, tipo i droni intelligenti. Il mattone ricerca, praticamente tu lanci e lui trova automaticamente l'obiettivo. Secondo me, gente, è qualcosa che possiamo brevettare in questo mondo post-apocalittico. Ma dai, ci sono proiettili per il fucile, eh? Vabbè, al massimo 8 ne posso portare via. Ma mi prendi per il culo? La prossima volta mi metto a sparare col fucile a tutti. E che cocchio. Ah, vedi che c'era la barretta che mi spalmo sulle ferite, come al solito. Io dove siamo? In una scuola? Occhio, questo posto non mi piace. Stai giù. Quanta gente sta arrivando? Dove cazzo vengono? Oh no, ci sono tizi letteralmente dovunque. Alla caffetteria. Io resto qui. Ok, abbiamo almeno 3 o 4 persone da eliminare. E sono tutti molto ma molto allarmati in questo momento. Guardate, mattone, mattone, mattone. Vabbè, non importa. Dopo lo prendiamo, signorina, signorina. Venga a giocare con noi, perché il suo amico sta per fare bubussette da quella porta. E non ha visto nulla, non ha visto nulla. Perfetto. Ah, Ellie, no, davvero ti devi dare una velocizzata, ragazza mia. Non mi droppa niente, eh. A poracitudine. Un istinto di fucile. Ok, dobbiamo eliminare il tizio là dentro. Perfetto. Oh, vedo delle munizioni. Le voglio tutte per me. Perfetto, ottimo. Gli facciamo un bel bubu 7 te alle spa. Pare che si gira all'improvviso, non mi fido. Il problema è che il tizio fuori ci potrebbe vedere. Venga qua, venga qua. Le va una pomiciata veloce? Ecco qua. Bella pomiciata col mio coltellino. Ottimo. Se il tizio là fuori ancora non ci ha individuato. Dove poi è? Belli, lascia. Ce ne sono altri. Oh, ma dai! Altri 3 tizi? E sono un po' allo scoperto io qui. Peggiore delle ipotesi, abbiamo le Molotov. Non dico di no. Hanno fatto fuori Amir! Non è vero, c'è non qualcuno. È Amir, è Franco. Rimontiamo questo posto. Ora sono tutti molto più allarmati, quindi sanno che ci troviamo qua dentro. Aspetta che provo ad arrivargli da dietro. Chiudi, tanto! Ok, non mi l'ha visto, non mi l'ha visto, non mi l'ha visto. Sei buono, sei buono. È lì. Ti ho detto che devi essere molto più rapida, ragazza mia. Perfetto, tieni fuori la bottiglia, recupera il proiettile. Qua c'è un medikit? Sì, ok, all'occorrenza posso farmi un po' ferire. Oh, porco cane. Ci ho perso 6 anni di vita dalla paura. No, qua mi chiamano. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, afferralo, afferralo, afferralo. Accoltellalo, accoltellalo. Non importa, non importa, non importa. Ok, brava Dina, finalmente ti sei resa un po' utile. Okay, l'importante è che non mi girino a sinistra. Ecco, la perla appunto, le ultime parole famose. Non mi vedi, ma di sicuro stai per incontrare. No, non volevo la bottiglia, volevo la bottiglia. Ellie, prendi la bottiglia. Bravissima. Forse non mi serve. Se il tizio non mi si gira all'improvviso, gli si fa un bel kit di sorpresa. Dina, Dina, Dina. Brava, brava Dina. Probabilmente erano gli ultimi 2. E quindi il gioco ha deciso di darmi una mano. Oh, ma che ci muoiono tutti abbastanza male comunque. L'abbiamo quasi fatta in stealth, gente, quasi. Ok, a posto? Direi di sì, perché non si sta, non sta camminando più abbassata. Che cazzo sono? Ok, ok, ok. Joel sarebbe fiero di noi. Abbiamo recuperato un sacco di pilloline, gente. Rottami, scotch, mele smangiucchiate. No, vabbè, quelle magari gliele lascio. Ok, controllo giusto rapidamente i cadaveri. Come ho detto, sono tutti porazzi. Girano con la pistola che scarica. Ok, qua dentro non c'è molto altro. Mi rode troppo il culo lasciare lì il medikit. Ma Dina non c'ha voglia di portar peso. Tutta presa culona. Ok, abbiamo anche qui altre munizie. Mattone! No, no, il mattone non lo lasciamo indietro. Ecco qua. Il problema è che in The Last of Us 2 il mattone e la bottiglia non sono poi così tanto differenti tra di loro. Non come nel gioco precedente. E niente, purtroppo non c'è altro. Non eravamo costretti ad affrontarli? Potevamo anche noi passare direttamente da qua. Ah, ok, ora lo so. Sì, c'erano molti passaggi, vedete? Che ci avrebbero permesso di evitare lo scontro, in cui comunque ci siamo comportati abbastanza bene. Dina, che stai facendo di bello? Ok, siamo sul tetto dell'edificio. Dobbiamo capire dove andare. Dobbiamo anche evitare di prenderci i reumatismi. Oh, piccolo. Fanculo i lupi, rubiamo tutto. Beh, questo è poco ma sicuro, non è che mi facevo problemi, santo cielo. Ok. Porco cane, porco cane, vai sotto.
Oh, santo cielo. Vorrei avere un silenziatore, dannazione. Stile The Walking Dead. In verità non funzionano, eh. Ho visto un video di un esperto di armi in cui diceva: no, non funzionano minimamente. Già i silenziatori nei videogiochi sono una balla di proporzioni bibliche. Non funzionano così bene nella vita vera. Allora, tecnicamente non siamo costretti a farli fuori, però d'altronde. Vai Ellie, vai Ellie. La spingo di sotto, non mi faccio problemi. Gli tiro una mattonata in testa. Vai, 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 vai. Ancora un secondo, ancora un secondo. Olle! E scherzone! Vai di scherzone! Perfetto, quindi mi assicuro che tu faccia silenzio. Ma la gola ti serviva anche la giugulare, eh? Ma se sei una donna così esigente, porco cane, non è colpa mia. Non mi droppi nulla? No, eh? Tirchia maledetta. Forza, rispondi. Oh oh, si sono accorti che la loro amica ha smesso di parlare all'improvviso? Questo potrebbe essere un leggerissimo problema. Ok, uno è qua dietro e l'altro è dall'altra parte. Aspetta che li sorprendo. Senza farmi sgamare, signore. Lei c'ha un fucile, quindi sicuramente mi dropperà munizioni. Va tutto bene. Dina, Dina, uccidi l'altra tizia. Eh sì, ciao, Dina. Ok, non ci ho visto, ok, non ci ho visto. Molto, ma molto bene. Oh, al diavolo. Signora, signora, gradisca un mattone, non faccia complimenti. Ah, a posto. Potessimo buttarle di sotto, sarebbe stata una figata assurda. Però se hanno del loot addosso l'avrei comunque perso. Ok, a posto? Li abbiamo fatti estinguere tutti sti tizi? Non voglio scoprirlo. Recuperiamo mattone, mattone non ha mai fatto del male a nessuno. Tranne i cattivi, ai cattivi ha fatto un sacco di male. Ok, avremmo potuto evitare lo scontro? Sì, rifugiandoci probabilmente qua dentro. Vediamo un po'. Ok, ma abbiamo tutto al massimo gioco. Sono stato anche troppo bravo? Beh, hanno solo lampadine, credevo fossero degli esplosivi. Per un secondo mi ero gazzato. Rottami. Bene, bene, bene. Oh, buongiornissimo. Abbiamo trovato un bel po' di risorse. Anche qua, pilloline a profusione. E una lettera. Speriamo con delle informazioni utili. Da qui in poi, uccidete qualsiasi intruso. Manderemo altre unità a cercare l'altra donna. Tornate all'avamposto entro fine giornata. Portate tutte le provviste disponibili. Di chi stanno parlando? Tutto ciò è abbastanza strano, in effetti. Munizioni. Però sì, siamo troppo al massimo. Ma che cocchio. No, amore, amore, dobbiamo parlare. Lo zaino ce l'hai anche tu, ho capito che l'uomo della relazione sono io praticamente. Ma insomma, lo stanco di fare il cavaliere. Che cocchio, datti una mossa anche tu. Allora, vediamo un po', possiamo uscire da qua? La porta è chiusa? Che ne dici? Ah, di passare da lì? No, è un punto di non ritorno. E io devo aprire con questa porta? È altresì vero che ho controllato tutta la zona circostante e non c'è alcun passaggio? No, ve lo giuro, non c'è niente. Ok, volete ridere? Ho cercato dovunque. A un certo punto sono andato a cercare online per una questione di principio. Quella porta non si apre. Credo che non si apra proprio, credo sia un errore. Quindi serve a dirti che devi passare dalle ventole. Vabbè, dalle griglie di ventilazione, insomma. Grazie di avermi fatto buttare via un quarto d'ora, gioco. Volevo farlo, non dico al 100% il gioco, ma ci siamo capiti. Ok, speriamo non abbiano altri cugini ad attenderci qua fuori. Piano. Oh, no, i cugini sono arrivati proprio adesso. Non sappiamo neanche dove ci troviamo. Dentro. Sì, era una scuola elementare. Oh, hanno anche i cani. Perfetto. Dobbiamo andarcene da questa scuola. Ora, deve esserci un modo per scendere in strada. Sì, siamo anche troppo in alto. Ci spacchiamo le gambe se scendiamo da qua. Allora, voglio fare una piccola precisazione così non mi scassate la ciolla nei commenti dopo. Sì, in questo gioco dovrò sparare a dei cani che verranno a sbranarmi la giugulare. No, non sono dei cani veri, per quanto voi possiate pensare che i videogiochi siano cose vere. Sono degli ammassi di pixel che non provano nulla perché non esistono. Quindi non rompete le scatole. No, non hai ucciso Giorgio il pastore tedesco. Lasciamo stare che è meglio. Ok. Ho lasciato una tetta, ma vabbè, dettagli. Ok, fatti chiare amicizia lunga. Se no comincio a bannarvi. Perché porco cane, io capisco tutto gente, ma quando leggo ste cose mi sale. Lasciamo stare. Lasciamo stare, Lon, devi essere paziente. Devi avere una gran pazienza che manca il Buddha. Il gioco continua a darmi cose che non posso utilizzare. Ho tutto al massimo. Oh, peggiore delle ipotesi, crafto una bomba stordente che prima o poi potrebbero tornarci utili per steccare quanta. No, Ellie, non la dovevi accendere, rimettila via. Brava ragazza, abbiamo dei rottami nel. Dai, queste carte. Sotto ovunque. Abbiamo trovato il signor Cardio. Vabbè, ma con gli impianti siano tutti bravi, eh. C'ha i tubi di scappamento nel petto lui. Immagina la spuzza che si respira tutto il tempo. Lui farà anche un sacco di cardio, ma si respira lo smog. Che neanche se stessi lì a slinguazzare le auto. Ok, come ho detto, per il resto siamo al massimo. Abbiamo ripulito la casa della tizia. Perfetto. Passiamo all'appartamento successivo. Ciccia, fai strada e fai attenzione a tutto.
Dobbiamo tornare in strada. Amore, sto facendo del mio meglio, porta pazienza. Ok, bottiglie. Ma non ne ho. E proiettili per il fucile. Oh, una volta tanto, una buona notizia. Abbiamo 9 proiettili per questo fucile. Avete visto che, non dico shotta al 100%, ma se non hai un minimo di corazza, ti farà un bel po' di bua. Che è un termine tecnico specifico per dire ci schiatti male male. Ma non è che è il paradiso delle pilloline. Ricordami che siamo in America, quindi si interrogano come non ci fosse un domani. Scotch! Perfetto. E concludiamo in bellezza con, io dico munizioni. No, cassetto vuoto, appena volta che mi gasavo il gioco. Appena, ah, dell'alcol, giustamente. La camera del figlio, c'aveva già il vinello nel cassetto. Vedi che avevo sbagliato di poco. E wow, il paradiso dei pezzi di ricambio. Posso avere un banco da lavoro? Se non chiedo troppo, punto di non ritorno. Aspetta che non... Ho sempre paura quando Ellie apre una porta che mi aggrediscano all'improvviso. Ok. Ok, non c'è nessuno. Sì. Sembra sicuro. Bene. Vieni a vedere. Ah, sono i documenti che abbiamo trovato addosso al tizio che si chiamava... Non me lo ricordo, è morto che... È una di loro. Chiamiamolo Graffietto. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Ma non so leggere, faccio sempre finta. Jordan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Iene? Questa è per farti compagnia, Lia. Ok. Lo studio TV. Non è così distante? Sì, sì, ancora lì. Non resta che scoprirlo. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Se non incontriamo troppa resistenza lungo il percorso, ci arriviamo in mezzogiornata. Prendiamo Lia. Una cosa è certa, dovremmo rimanere a Seattle diversi giorni. Vi ricordo che questo è il giorno 1. Come facciamo senza il cavallo adesso? Ma è una fregatura assurda. Ellie, scendi molto delicatamente. Ok, qui non dobbiamo ripulire altro, perfetto. Stai ok. Bene. Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Beh, tutti e due ve la siete vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio. Ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Potrebbero essere stati i clicker! Hanno imparato a sparare! Oh, senti. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili? Non mi sembra che gli interessi. Tina, sangue fresco. Come sangue fresco? Oh, porco cane! Sono pronta. No, decisamente a loro non interessa. Vogliono difendere la propria città. E se tu entri, muori, punto, a prescindere. Non è come con Jackson che hanno fatto un muro attorno. E se incontrano qualcuno, cercano di capirne le reali intenzioni. Vediamo cos'altro c'è. Buono. Qualcuno è stato recentemente sbranato? Vediamo un po'. Se l'udito mi aiuta. Udito dice col cocchio ti cucchi tutto il jumpscherone. Prendi la mazza lì. Ah, porco cane, sei arrivato troppo rapidamente. Ma hai fatto cagare in mano, pezzo di erba. Grazie dell'aiuto, Dina, Preso? E sì. Intercooler. Merda. Ho le palpitazioni. Tu. Idem. E io? Aspetta, finalmente posso potenziare la mazza. Yay! Sì, non dovrei sprecare risorse. Siate magnanimi. Probabilmente solo il primo colpo in questo caso sarà letale. O forse... Ah, no, non ci sono più colpi letali. Probabilmente ora l'arma fa a prescindere molti ma molti più danni. Oh, il gioco continua a darmi esplosivi. E io crafto ste cocchio di bombe stordenti. Tanto le bottiglie non sono una risorsa poi così rara. No, Ellie, ti ho già detto di metterle via. Ok, almeno ci possiamo difendere con la mazza da baseball qualora ci attaccassero in corpo a corpo. E vai di pilloline. Sto cercando di tenere da parte le pilloline.
Fin tanto che non troviamo il prossimo manualetto, che sicuramente avrà delle abilità interessanti. È meglio non spendere tutto in un'unica volta. Munizioni per il revolver e una letteronza della signorina Chevy. Mi hanno preso! Tina è morta. Da parecchio tempo ci ubriacavamo durante le pattuglie. Questa postazione fa schifo. Nessun infetto, nessuna iena. Lontana da tutto. Suo fratello distilla alcolici, quindi bevevamo e parlavamo. È andata avanti così per mesi. Stavamo passando dall'Emporio quando quei runner ci hanno sorpresi. Riferite a suo fratello che mi dispiace. Ho cercato di salvarla. Dite a mia mamma che le voglio bene. Ma no, ma poveri. Stavano facendo solo il proprio lavoro. Cioè, voglio dire, questi difendono la propria città. Non dovrebbero, penso, più di tanto cercare di invadere gli altri insediamenti. Credo che i ragazzi molto probabilmente stessero agendo di propria iniziativa. La buttola. Ma che era un bel quartiere comunque, eh? Col big barbecue. Questa era gente piena zeppa di denaro. Che facciamo comunque attenzione, perché come avete visto i runner comunque si aggirano per la città. Basta che arriva il primo capitan furbizia leggermente mozzicato e anche i lupacchiotti vengono trucidati male male. Ok, vediamo se c'è altro. Mi domando se l'infezione vada a colpire anche gli animali in qualche modo, ma per adesso sembra che non stia accadendo. Per quanto sì, nella vita vera il cordyceps colpisca solo gli insetti, se ricordo bene, non vorrei dire una boiata. No, di qua non si può andare lì. Ok, questo quartiere lo abbiamo ripulito. Passiamo quindi alla zona successiva. Davvero era un bel posticino. Un po' qua. Eppure non me lo spiego. Cosa? Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Ma non quel vi hanno Jordan uccisi. Mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa, sono delle merde. Sicuro. Da sto punto di vista do ragione ad Ellie, effettivamente. Siamo arrivati ad un motel nel frattempo. Tuttavia dobbiamo capire... Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio TV? Lia. Era quella... era quella con la treccia? No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joey? Niente di nuovo. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Non ne hai idea. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Beh, sicuramente Joel ha raccontato cose a lui e non a noi. Allora, possiamo usare il cassonetto? Tra un attimo lo vedi? Aspetta, devo riuscire a liberarlo. Altrimenti non riesco ad arrivare lassù. Che bella zona, adoro quando fanno i terrazzini con la parte laterale in vetro. Torno tra un secondo. Resto di guardia. La rottura di balle che poi li devi pulire. In effetti è vero. Allora, la balaustra. Sì, penso che si chiami balaustra, no? Parte laterale. Ogni tanto si di una volgarità linguistica incredibile. Parole pilloline. È lì. Stai seguendo veramente le orme di Joel, eh? Porco cane, lui fra forbici. Porca di quelli per porca. Fra forbici, mattoni e pilloline. Santo cielo. Ui. Cosa abbiamo trovato? Oh. Guarda un po'. Una specie di bomba. Sì, Ellie, è più o meno lo stesso ordigno che avevamo già in passato. Niente male. Le trappole esplosive si attivano quando un nemico ci passa in parte, che dobbiamo ancora capire come, ma ho dettagli. Quindi ora abbiamo sbloccato il relativo progetto, quindi un paio ne crafto. Tanto è inutile avere esplosivi e... Ole! Ok. Ribadisco che Ellie con un po' più di spazio nell'inventario non mi faceva schifo. Ma da risorse... Per fortuna che siamo venuti qua su, gente. Viv, ieri ci hanno derubati. Beh, anche oggi, ciccio, eh. È stato Jimmy. Spero che agisse da solo. Se ve la passate male, possiamo parlarne. Ho a cuore sia te che tuo figlio. Ora più che mai dobbiamo coprirci le spalle a vicenda. La città è già piena di criminali. Probabilmente erano i primi giorni dopo l'inizio dell'apocalisse. E qualche furbacchione, perché c'è sempre il furbacchione, ha pensato bene di derubare i vicini. La cosa triste è che l'alleato di oggi diventa il nemico di domani, quando la situazione comincia a prendere davvero una piega troppo brutta. È la cosa più triste dell'essere umano. Ok, dobbiamo raggiungere la zona successiva. Possiamo saltare giù da qua o ci spacchiamo le gambe? E lei dice non ci sono problemi. Era un punto di non ritorno. Ok, vedo dei negozietti laggiù. Porca
Ma la zona è ancora giganterrima. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo. La maggior parte di queste zone non sembrano essere esplorabili, purtroppo. Belli sti luoghi, mamma mia. Davvero la Naughty Dog ha fatto un lavoro eccezionale. Oh! Oh! Porco cane! Spegni la torcia. Cerchiamo di non farci individuare, dobbiamo eliminarli uno a uno. Oh, porco cane, eccolo qua. Aspetta che gli faccio un bel bubu 7, signore. Meglio giocare con noi. No, non hai visto nulla. Va tutto bene, va tutto bene. Eliminalo. Prima che il tizio scoppa quello che abbiamo fatto. Non si è accorto veramente di nulla. Tieni fuori il mattone. Il tizio sospetta cose. Aspetta, mi metto qua sopra. Tatticone, faccio il camperone. Non ci sia qualcun altro. C'è qualcun altro in effetti. Oh, si è accorto di cose. Si è accorto un attimino di cose. Aspetta, no. Afferralo, ha funzionato. Forse non ha lanciato l'allarme per un secondo. Stavo dicendo, Gianfrancioschi è morto. Mi sembra che l'abbia chiamato Colin. Ah, posto. Siete morti assieme, ma guardate che si palpeggiano anche dopo la morte. È una cosa dolcissima. Anche Joel palpeggiava dopo la morte. Ok, il tizio sul tetto non si è accorto? Se mi resta fermo lì, buon uomo, mi fa un gran piacerone. Non si giri proprio adesso. Magari aspettiamolo a sinistra, che se si gira verso destra e fa... Tatticone che ha funzionato, no. Togliti dal bordo, che sennò i tuoi cugini ci vedono. Ah, posto. Non so quanti fossero ancora di sotto. Se non me ne fossi accorto mi avrebbe sgamato da sopra. Sei un pezzo di erba, Tatticone, tu. Sono scivolato di sotto. Non che non mi hai visto. Signora, lei è che tipo mezza sorda? Ma dai, ma non ti vergogni. Veloce, che non si sa mai che ci sia anche qualcun altro. Dina, aiutino. No, poca voglia di lavorare. A posto? Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Penso che i lupi l'abbiano occupata tutto. Mi auguro di no. No, dovrebbero essere in migliaia per occupare e gestire un'intera città. E voglio dire, contate che ci sono infetti, ci sono ste iene, mi pare che le avessero chiamate, dannazione. Non è così facile, eh. Buona signori, io direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Abbiamo già ridotto considerevolmente la popolazione della città di Seattle, ma ovviamente la vendetta di Ellie è appena agli inizi. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o fate la fine dei cavalli. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!